Aprica si allunga su un vasto giogo naturale, terra di mezzo tra la Val Camonica e la Valtellina, a circa 1200 metri di altezza. L'ambiente che la circonda è uno dei più affascinanti dell'intero arco alpino. Aprica si colloca in Alta Lombardia, vicinissima alla Svizzera, poco più di 13 km, sulle Alpi Orobie, è un passo che congiunge la provincia di Sondrio dalla provincia di Brescia ed è un paese a rigorosa vocazione turistica estiva e invernale. La posizione, la conformazione del territorio, le temperature mai troppo rigide o troppo calde rendono il borgo un'ottima meta turistica sia invernale che estiva. Aprica è una montagna di divertimento creata su misura per il turista più esigente e raffinato. Le opportunità offerte da questo incredibile luogo sono infinite e variegate e permettono a chiunque di trascorrere momenti di indimenticabile svago e piacere. I paesaggi incantati si modulano nelle montagne innevate, nelle acque lucenti e purissime, nelle interminabili distese verdeggianti e nei tramonti appassionanti. Aprica permette ai suoi ospiti di usufruire al meglio del suo patrimonio attraverso piste da sci stupende, ricettività confortevole a ogni livello, centri benessere, locali per divertimento, sentieri per escursioni estive e tracciati per esplorazioni invernali con sci o racchette, una serie infinita di possibilità per fare sport o semplicemente rilassarsi. L'economia di Aprica si basa principalmente sull'attività turistica. Ho detto prima, Aprica ha ospitato delle gare di Coppa del Mondo di sci, ospita spesso il Giro d'Italia, quindi abbiamo uno sviluppo turistico sia estivo che invernale. In particolare invernale abbiamo recentissimamente abbiamo visto la realizzazione di collegamenti in quota che ha permesso un ampliamento del comprensorio sciistico molto importante e sicuramente riusciamo ad abbinare, diciamo ad accontentare un po' a tutti i gusti, perché riusciamo ad abbinare delle piste nere con particolari difficoltà per sciatori esperti agli snow park per gli snowboarder e siamo anche in grado di fornire un discorso che è una peculiarità tutta aprichese, che è una grossa gamma di campetti in paese facilmente raggiungibili, adattissimi per bambini e principianti, per cui Aprica è in grado di soddisfare le offerte sia delle famiglie, sia dei ragazzi che dei giovani che cercano attività sportiva invernale. Ci stiamo muovendo, anche stiamo compiendo passi importanti verso due sport, diciamo così, potremmo dire invernali, che stanno vedendo un ampliamento importante, un riscontro importante, che sono le ciaspole. È stato inaugurato recentemente un sentiero nuovo di ciaspole in quota panoramico molto bello, e anche lo sci alpinismo. Organizziamo tutti gli anni una gara molto importante notturna di sci alpinismo. A questo affianchiamo anche il ghiaccio, che è su una pista di ghiaccio naturale che è abbastanza rara da trovare, che è uno sport invece classico dell'inverno. Ci tengo a precisare sempre anche a quello che magari è meno sportivo ma è sempre molto interessante, che sono le passeggiate, se vogliamo, a stretto contatto con la natura, proprio così rigenerative, se vogliamo un po' agresti.
A questo si associa poi anche un turismo estivo, caratterizzato dalla possibilità di praticare sentieri su mountain bike. Abbiamo un centro sportivo caratterizzato da piscina, centro benessere, e quindi direi che come offerta invernale abbiamo, in collaborazione amministrazione comunale, in collaborazione con il CAI e soprattutto altre associazioni sportive, organizzano anche gite sulle montagne vicine, più o meno accessibile a tutti. Insomma, anche qui siamo in grado di accontentare sia l'uscita della famiglia, quindi portandola a scoprire le bellezze montane, abbiamo una flora e fauna veramente di altissimo livello. Ricordiamo anche che siamo vicinissimi a una riserva naturale, quella di Pian Gembro, che ospita delle specie rarissime. E quindi riusciamo ad accontentare e a garantire alla famiglia con bambini, che quindi senza particolari necessità di attrezzature, di competenze alpinistiche, oppure anche gite molto più impegnative, sempre in collaborazione con il CAI o associazioni che permettono la guida. A breve verrà realizzato un sentiero legato al mountain bike, che anche in questo caso troviamo molta richiesta. Qualche pista è già percorribile, ma in questo caso a breve pensiamo di realizzare un anello molto lungo, molto, molto bello, anche con accessibile anche in questo caso sia alle famiglie che ai bambini, con dei punti però abbastanza impegnativi, ma sempre questo in assoluta e totale sicurezza, come che si devono praticare tutti gli sport. Le piste da sci sono realizzate in modo tale da soddisfare tutti gli appassionati di questo incredibile sport, dai più esperti ai meno esperti. Un ottimo campo scuola per imparare a sciare è rappresentato dalla vasta ski area Campetti a ridosso dell'abitato, mentre la culla sciistica di Aprica è certamente rappresentata dalla ski area di Palabione. Nata nel dopoguerra, presenta un dislivello dal paese di circa un chilometro ed è facilmente raggiungibile attraverso cabinovie, seggiovie e sciovie. Dalla ski area di Palabione si possono raggiungere tutte le altre aree sciabili di Aprica, come la Magnolta. Proprio qui sorge lo Snow Park, che attraverso i diversi salti, le ringhiere, i muretti e altri giochi rappresenta la gioia degli appassionati della tavola. L'ultima ski area realizzata è quella di Baradello, composta da 4 nuove piste per circa 15 km di sviluppo, è ideale per avvicinarsi alla pratica dello sci. Aprica, con i suoi 50 km di piste, di cui l'80% dotato di innevamento programmato, rappresenta il paradiso dello sci, ma la particolarità risiede nella facilità con cui le piste si possono raggiungere. L'accesso, infatti, è adiacente all'abitato, quindi facilmente raggiungibile dalle abitazioni e dagli alberghi, e il rientro con gli sci ai piedi è quasi sempre assicurato. Thank you.
Aprica è una meta turistica che offre molto altro. La cittadina regala ogni genere di divertimento. Le piste da sci sono l'elemento principale a cui si possono affiancare lunghe passeggiate con le ciaspole, arrampicate da effettuare presso l'attrezzatissima area del Palazzetto dello Sport di Aprica, sede di numerose competizioni internazionali, nazionali e regionali, tra cui ben 4 prove di Coppa del Mondo del cosiddetto climbing. Le escursioni sono forse l'attività regina della montagna, specialmente in estate e autunno. Presso l'osservatorio ecofaunistico alpino, attraverso l'aiuto di una sapiente guida, si possono ammirare le meraviglie della natura alpina con la sua fauna e flora. Alla relativa facilità di molti percorsi, si associa alla possibilità di spaziare su panorami superbi e amplissimi. Al servizio degli appassionati, decine di tracciati per centinaia di chilometri di sentieri ben descritti, segnati e curati, conducono nel profondo delle aree protette e in altri ambienti di assoluto pregio naturalistico. Le aree di interesse sono tante, in particolare la riserva naturale di Pian di Gembro, il parco delle Orobie Valtellinesi con annesso l'osservatorio ecofaunistico alpino e la riserva naturale delle valli di Sant'Antonio. In estate Aprica propone oltre 200 km di sentieri segnalati, propone le aree naturalistiche, 3 aree naturalistiche di cui avevamo fatto cenno precedentemente, un campo pratica per il golf e stiamo in questo momento implementando la rete dei percorsi per la mountain bike. Oltre a questi naturalmente tennis, piscina, campi da calcio, palestra per arrampicata sportiva e altre attrattive. Aprica si caratterizza per essere composta da più contrade. Bellissimi murales realizzati su antiche abitazioni raffigurano elementi della natura, della storia e della tradizione di questo luogo. Contrada San Pietro presenta raffigurazioni della fauna tipica del luogo. Contrada Dosso ha come tema la vegetazione. In Contrada Santa Maria le raffigurazioni presentano diverse tematiche. Sulle antiche case contadine, altre raffigurazioni testimoniano le attività di un tempo, la transumanza, le antiche carbonaie con cui si otteneva il carbone dal legname, la suenda, antico modo per trasportare il legname tagliato e l'allevamento del bestiame e i mulini.
queste antiche attività sono state con il tempo sostituite da quella che è l'attività principe del borgo, il turismo. Abbiamo così la costruzione della prima seggiovia, del primo albergo e l'arrivo dei primi sciatori. Il primo murale racconta dell'uccisione dell'ultimo orso avvenuto nel 1892. Sono rappresentati anche gli angoli più belli delle tre contrade, Santa Maria, Dosso e San Pietro. Aprica non è solo sci e natura, ma anche storia, cultura e tradizione. Entrando nel borgo si incontra la chiesa dedicata a San Pietro e Paolo. Questa chiesa parrocchiale della parrocchia di Santi Pietro e Paolo in Aprica è antica, è stata costruita e modificata e ampliata, restaurata in varie epoche. Il primo nucleo risale addirittura circa al 1000, forse anche precedentemente, una piccola chiesa dedicata a San Pietro, detta anche Xenodocchio, con annesso un piccolo, non dico albergo, ma un rifugio per pellegrini e passanti provenienti soprattutto dalla Svizzera e diretti verso qui la Valle Camonica, forse anche il Trentino. Successivamente la chiesa è stata ampliata nel 1200 e come è adesso è parte verso la facciata del 1600 e questa parte dove mi trovo io qui sul presbiterio con l'abside, ecco, è del 1894. In particolare dobbiamo notare l'antichità di quelle colonne, almeno le quattro giù, le altre sono state messe dopo. Questo crocifisso del 1600, un crocifisso, ecco, molto bello, fatto di legno e anche di pelle, ecco, di cuoio. E poi l'altare, l'ancona del tabernacolo del 1600, i due altari laterali pure ancone del 1600 con delle tele molto belle, una del 600, l'altra più recente, forse più antica ancora, del 1500. Ecco, il tutto è stato restaurato anche ultimamente nel 1991, ecco, per rimetterla così nella sua pulizia, nella sua, ecco, nel mettere in evidenza gli elementi più artistici. E questa è anche la sede normale della nostra comunità parrocchiale, mentre per i periodi di maggiore villeggiatura, ecco, c'è l'altro santuario, l'altra chiesa nuova qui vicina, dedicata a Maria Ausiliatrice. In questo luogo dalla bellezza soave e indimenticabile, il rapporto uomo-natura si esplica in modi diversi. Uno di questi è certamente l'arte culinaria, che assume i sapori e gli odori tipici della montagna. La regina della tavola è certamente la polenta. Le bontà sono tante e permettono di riscoprire i sapori autentici del passato.
Buongiorno, siamo la Aprica, io sono Armando Muti, titolare del ristorante omonimo, Muti da Thomas, Thomas mio figlio. Passo a presentare i piatti della nostra Valtellina. Abbiamo per iniziare i tarots, poi abbiamo i quichet, gli chatin, tradizionale pizzocchero, abbiamo il riso condito, abbiamo i gnocchi al cucchiaio, poi da questa parte abbiamo le salamelle, costine, costine in umido, questi sono alcuni dei prodotti, qui c'è la zuppa, la vecchia suppa della nonna e alcuni dolci che abbiamo preparato, frittelle di mele, le mele al forno e la crostata. Poi abbiamo molti prodotti tipici della zona, tra i quali la bresaola, formaggi stagionati, indispensabili per questa preparazione. Andiamo a fare la preparazione della polenta taragna, che è un piatto tipico valtellinese. Versiamo la farina nell'apposito contenitore, solitamente si usano pentolini in rame, è fondamentale. Versato questo, abbassiamo un attimino il tegame, la frustiamo, la lasciamo cuocere per un momento, dopodiché viene messo formaggio, formaggio casera, anche leggermente grasso, non troppo stagionato. Facciamo, si mescola, abbassiamo i fornelli e mettiamo il burro, altro ingrediente fondamentale per questo tipo di prodotto. Questa burro abbondante, formaggio abbondante, si mescola e lasciamo sciogliere il burro, intanto il formaggio anche questo si amalgama molto bene con la farina. E poi andiamo a versare, ecco qua signora, questa è la nostra polenta taragna, ecco qua. L'arte culinaria è uno degli aspetti che legano la città di Aprica alla tradizione, ma certamente le espressioni più significative sono le manifestazioni che attraverso il loro essere vogliono far rivivere il passato con i suoi colori, i suoi sapori, odori e suoni. La Festa Parisciot, alla sua quarta edizione, è letteralmente la festa per i signori, così erano definiti i turisti un tempo. La gente vestita a festa, con abiti tipici, accoglie tutti i turisti, offrendo loro le prelibatezze culinarie. Attraverso il lavoro dell'amministrazione comunale e della Proloco, infatti, il calendario delle manifestazioni, sia invernali che estive, è molto ricco, con tanti eventi sportivi e culturali di intrattenimento per grandi e piccini. Infatti, gli eventi che animano la cittadina si susseguono. Una sfilata lungo la pista da sci che si insinua alle porte del paese mostra a tutti i curiosi l'evolversi del costume e dell'attrezzatura dello sciatore. Mm-hmm.
La sfilata si chiude con una bellissima fiaccolata notturna che illumina la pista e affascina tutti i presenti. Aprica non si ferma mai. Le intense attività diurne, le mille opportunità date dalle sue piste da sci e da fondo, le passeggiate nella natura, le giornate passate in pieno relax cullati nei centri benessere, sono riempite dalle serate in festa e allegria. Il Sunà da Mars, letteralmente il suonare a marzo, è una delle più antiche e sentite tradizioni di Aprica. Quando Aprica era solo una realtà contadina e il turismo ancora non rendeva la neve una benedizione del cielo, si usava svegliare la primavera con il suono dei campanacci. Il rumore assordante che si diffonde nell'aria serve a risvegliare l'erba e la natura, in modo che riprenda il suo corso. Giunti nella piazza di Aprica, le contrade vengono premiate, mentre tutti i partecipanti degustano polenta e salsiccia, offerta dalla Proloco e dal Comune. Aprica rappresenta il luogo ideale in cui poter trascorrere vacanze all'insegna dello sport, della natura, del relax, della cultura e della tradizione, in cui il turista diviene ospite e ogni sua esigenza è soddisfatta con attenzione.